Professor Tardì, un altro importante appuntamento qua nella sede di Cuneo del Campus. Cosa potrà portare, come potrà arricchire questa lezione di Monsignor Brambilla i suoi studenti, i vostri studenti? Sì, noi siamo orgogliosi di poter ospitare oggi Monsignor Franco Giulio Brambilla, perché questo ci consente di realizzare quello che noi chiamiamo la terza missione, che a mio avviso è il vero motivo che giustifica il Campus di Management e di Economia a Cuneo. Cioè, io dico sempre in Consiglio Universitario Nazionale e nel Consiglio di Gestione dell'Università a Cuneo che il nostro campus ha una sua funzione, non tanto se eroga cultura, questo lo diamo per scontato ovviamente, la conoscenza, ma se sa essere vicino al territorio, sa aiutare il territorio, contribuisce con il territorio alla crescita della nostra città e della nostra provincia. Ecco, quindi quando abbiamo a chiusura dei corsi riuniti di economia e gestione delle imprese, che sono i più importanti in assoluto del campus, che rappresenta, come sapete, una realtà di assoluta eccellenza, e che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il vicepresidente della CEI e vescovo di Novara, che io credo che sia veramente un regalo che facciamo alla città, testimoniata dalla presenza delle massime autorità e dal sindaco di Cuneo, oltre che da Monsignor Vescovo di Cuneo Piero del Bosco, che porteranno i loro saluti. Quindi questo ci inorgoglisce e ci conforta sempre più nel continuare questo livello di eccellenza che contraddistingue anche a livello nazionale. Come ricorderete, 15 giorni fa abbiamo avuto la presentazione del bilancio sociale del Tribunale di Cuneo con il Presidente della Corte d'Appello, tutti i magistrati. L'anno scorso è venuto, abbiamo avuto caso unico in Italia, qui in una sede a vocazione locale, il convegno, sessione introduttiva del convegno nazionale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale. Ecco, questo io credo sono cose che valorizzano la funzione dell'università al servizio del territorio. Quindi oggi lo vediamo anche come un regalo sicuramente ai nostri studenti, ma anche alla collettività, alla cittadinanza e al territorio di Cuneo, che ci è sempre stato vicino e a cui siamo grati. Grazie.